Buonasera, anche noi cogliamo con una grande opportunità il comitato copresieduto dal sindaco e dal prefetto. Questa è una novità assoluta nel panorama istituzionale del nostro paese, sempre di più verso una sicurezza urbana partecipata col territorio. Io ringrazio il ministro, ovviamente il capo della polizia, le forze dell'ordine, anche io faccio i migliori auguri al neo questore di Napoli De Jesu. L'incontro è stato lungo, proficuo e assai utile, perché credo si è dimostrato come in questi anni le istituzioni hanno cooperato molto bene nella nostra città, ognuno nell'ambito delle sue competenze. Si è convenuto di affidare alle forze dell'ordine dello Stato, delle istituzioni democratiche, quel compito fondamentale di un controllo del territorio, dei nostri quartieri sempre più efficace. Da questo punto di vista c'è stata una richiesta non solo del sindaco ma anche dei presidenti municipalità, che tutti noi, sia il sindaco che loro, hanno apprezzato moltissimo questo metodo, quello di essere ascoltati tutti, innanzitutto chi è più in prossimità con la gente. La richiesta è quella di impedire che ci possa stare una minoranza della città che progressivamente tenda a riappropriarsi degli spazi pubblici della nostra città. Abbiamo sottolineato al ministro e a tutti i partecipanti al tavolo che Napoli sta vivendo una stagione unica per partecipazione popolare e presenza turistica, quindi napoletani e turisti, abitanti della nostra città, che ci stanno dimostrando come il riscatto di Napoli è un processo irreversibile, quindi nessuno lo può rallentare, chi prova a rallentarlo è chi vuole seminare terrore nella nostra città. Quindi questo è il momento che le istituzioni tutte, ognuno con le sue ruote, le sue competenze, darà il massimo. In estrema sintesi, si è convenuto anche sul rafforzamento della videosorveglianza, che il ministro poi dopo dirà, quindi non anticipo nulla, ci sono sicuramente delle cose importanti da annunciare, e quindi credo che in questa città, già con l'arrivo del nuovo questore, nei prossimi giorni si potranno dare delle risposte efficaci in modo che le persone possano avere la consapevolezza che sono i cittadini napoletani che a tutte le ore del giorno, della sera e chi vuole anche di notte possono frequentare la nostra bella città, e che lo Stato è in grado sempre di più progressivamente di evitare che ci siano stese, rapine o, come è accaduto anche ultimamente, colpi d'arma da fuoco che hanno prodotto omicidi a mezzogiorno, spari nei confronti di una saracinesca, ferimenti di una bambina a Forcella. Fatti progressivi che, come ha detto anche il signor ministro, possono, come dire, non tanto essere considerati per quello che rappresentano, ma per gli effetti collaterali che possono produrre nel nostro territorio. Io personalmente ho molto apprezzato questo metodo di lavoro, questo tavolo, l'ho trovato di grande concretezza, di grande rispetto per quello che sta facendo la città, e noi garantiamo il massimo della cooperazione ad ogni livello, dalla lotta alla microcriminalità, alla criminalità organizzata, agli interventi sul sociale, per la cultura e tutto quello che la città di Napoli ha messo e metterà in campo.